un'arroganza, è un autoritarismo che nella Repubblica, in uno Stato democratico, non può essere consentito. Solo l'arroganza, solo la maggioranza dei voti, è vero, può consentire. Ma non è possibile questa cosa. Stamattina io sono venuto qui mi aspettando un'altra cosa. Sì. Avete letto il corso di stamattina? È incredibile quello che sta succedendo. Sembra di stare in Cile. Momenti di forte tensione nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Forio, dove in un clima a dir poco surreale, gli amministratori guidati dal sindaco Francesco Del Deo e dal presidente del Consiglio Michele Reggine hanno fatto avvicinare dalle forze dell'ordine il consigliere di opposizione Domenico Savio affinché venissero spente le telecamere del gruppo consigliare del PCML che come sempre erano sistemate sui tre piedi per effettuare la diretta streaming del civico consesso. E questo per applicare alla lettera il regolamento delle riprese audiovisive approvato ultimamente dalla sola maggioranza e che da settimane è al centro di feroci polemiche con le opposizioni. Infatti la delibera, più che regolare, rende difficile l'effettuazione delle riprese audiovisive e soprattutto, in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, limita il diritto di stampa e di cronaca. Ad esempio, anziché una semplice comunicazione, si chiede ai giornalisti iscritti all'ordine di presentare apposita autorizzazione a poter effettuare le riprese. Ma non è tutto. Si dettano pure le condizioni per la diffusione delle immagini che, così come specificato, preclude persino la possibilità di utilizzare stralci di intervento dei consiglieri nei servizi giornalistici, che paradossalmente, per questo motivo, non si potrebbero nemmeno realizzare, visto che si è vincolati a pubblicare le registrazioni integralmente, non dividendole in più segmenti, così come si legge nel testo deliberato. Ma nella delibera della discordia c'è anche un passaggio in cui è specificato che i soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non esprimere opinioni e commenti durante la ripresa. Già nei giorni scorsi, durante una conferenza dibattito, il consigliere Savio aveva pubblicamente dichiarato che quella delibera non avrebbe limitato e condizionato la diffusione, a livello mediatico e sui social, del lavoro politico ed istituzionale del gruppo consigliare del PCML. E così stasera, dinanzi al tentativo di evitare le riprese video della seduta del Consiglio Comunale, è stata durissima la sua reazione. Io vi chiedo al prossimo Consiglio Comunale di portare la revoca della delibera sulle riprese audiovisive del Consiglio Comunale, di convocare la conferenza dei capigruppi e portare i problemi che voi ritenete opportuno su questo argomento e affrontare civilmente, democraticamente il problema e non con l'arroganza, l'autoritarismo, perché a Forio si è creato un clima di dittatura politica che mi auguro, ci auguriamo, finisca molto presto. La durissima reazione di Domenico Savio ha avuto il suo effetto positivo e così gli amministratori comunali hanno desistito dal tentativo di evitare le riprese video e la diretta streaming del civico consesso che su Facebook è stata seguita da circa 2.000 persone. Siamo orgogliosi di poter lasciare il municipio di Forio potendo testimoniare il fatto che il tentativo da parte dell'amministrazione Del Deo di far spegnere e allontanare le telecamere dal Consiglio Comunale sia stato bloccato dal consigliere Domenico Savio che con un durissimo intervento, una durissima presa di posizione ha difeso la Costituzione e i suoi principi di democrazia e di libertà.